Sono Luca Ciammarughi, sono pianista classico, conduttore radiofonico e scrittore. Il libro che vi presento si intitola Non tocchiamo questo tasto, musica classica e mondo queer. Qual è questo tasto da non toccare? Naturalmente il titolo è ironico e fa riferimento al fatto che la tematica LGBT, la tematica queer, è sempre stata messa un po' sotto al tappeto nel mondo della musica classica, nonostante moltissimi siano stati compositori gay o lesbiche o bisessuali, questo tema è sempre stato un po' fonte di imbarazzo in un mondo un po' conservatore, un po' passatista. Questo vuole essere quindi il primo libro che affronta in maniera organica questo tema dall'epoca barocca, quindi da Georg Friedrich Händel fino al Novecento di Bernstein o di Britten e ai giorni nostri, passando per il romanticismo di Schubert e Chopin, andando a scandagliare attraverso lettere, carteggi e vari documenti questa identità omoerotica, spesso rimossa o nascosta per ragioni socio-politiche. È un libro che però vuole soprattutto cercare di capire se esiste un punto di contatto fra biografia LGBT e creatività, se questa identità appunto erotica dei compositori ha influito anche sulla loro opera d'arte. Quindi un testo che si rivolge sia agli appassionati di musica classica che vogliono vedere questa musica meravigliosa da un altro punto di vista, sia al mondo queer, al mondo LGBT che forse potrà scoprire questa musica proprio attraverso il tema LGBT.